due, tre, partiti! Eventi del territorio, questa sera è Mazzola. Siamo in una puntata speciale. Siamo alla quarta edizione di Music for Live e siamo in compagnia di Daniele. Daniele, raccontaci un attimino intanto la tua storia, non ti ho presentato apposta proprio perché devi essere te a presentarti e a presentare questa due giorni spettacolare e spumeggiante. Ciao a tutti, sono Daniele, l'organizzatore del Music for Live. Questa è la quarta edizione di questo evento, è un evento a favore dell'AIL, che è un'associazione per la ricerca delle leucemie e linfomi. Questo evento è nato 4 anni fa dopo la mia guarigione da un linfoma di Hodgkin e ho voluto inizialmente festeggiare la mia guarigione dopo per cercare di portare avanti questo evento per la raccolta fondi a sostegno dell'AIL. Una due giorni piena, ricca, qualche nome? Questa sera iniziamo con una serata anni 80 con i DJ direttamente da Radio 80, che c'è Loredana Forleo e Fabio De Magistris, e domani sera iniziamo alle 6 fino a notte inoltrata. Abbiamo una serie di DJ, diversi tipi di musica, dalla dance al lento violento alla techno. Questa sera anche all'inaugurazione un evento importante, c'è la consegna di una donazione. Sì, questa sera abbiamo la presenza del presidente dell'AIL della sezione Treviso e faremo la donazione dei soldi che avevano dell'evento dell'edizione passata. A sinistra, 100.000 mani al cielo. Poc'anzi l'associazione che organizza questo evento ha raccolto e ha consegnato una donazione. Siamo in compagnia del presidente Ernesto Bosa dell'AIL di Treviso. Ernesto, un gesto unico che una piccola comunità ha saputo dare. Raccontaci un attimino come nasce la vostra sezione di Treviso e cosa fa l'AIL. Allora, buonasera a tutti, grazie di questo invito. Allora, l'AIL è un'associazione italiana contro le leucemie, di linfomi e mielomi. Ci raccontavi che la vostra sezione ha una esperienza trentennale nel territorio. Sì, questa sezione partecipa da oltre 30 anni, è presente da oltre 30 anni in questo territorio e in questi 30 anni AIL ha fatto molto e di più, diciamo, perché in quanto sostiene progetti di ricerca, sostiene borse di studio e assistenza ai pazienti e loro familiari. Ernesto, banchetti e gazebo dell'AIL ne vediamo in quasi tutte le manifestazioni, ma chi volesse avvicinarsi a voi cosa deve fare? Ecco, nulla di eccezionale. Se uno vuol dedicare del tempo all'AIL ha ben modo, perché ci sono parecchi volontari che partecipano alle campagne nazionali, che danno un grosso contributo con la loro presenza appunto nei gazebi, e nei quali danno opportunità all'AIL di raccogliere fondi per poi devolvere questi fondi, appunto investirli, che l'AIL, sezione di Treviso, li investe direttamente per gli scopi di ricerca, borse di studio e assistenza agli ammalati e loro familiari. E un supporto particolare alla manifestazione lo ha dato anche la Proloco. Siamo in compagnia di Valentina Salomon, che è la presidente della Proloco. In cosa è consistito il vostro aiuto?
Beh, il nostro aiuto consiste più che altro scartoffie, forza lavoro, e come noi oltre alla Prolaco ci sono anche i ragazzi di Borgo Loreto e i nostri alpini che ci danno man forte, una mano. E che abbiamo qui dietro. Esatto, esatto. Quindi diciamo che comunque la Prolaco, come le altre associazioni qui presenti, sono partecipi appunto a questo evento, più che altro per il volontariato, per la ricerca, perché giustamente il devoluto va all'AIL e chi meglio di noi Prolaco e gli alpini sanno cos'è il volontariato e quindi contribuiscono volentieri a questa cosa. Hai detto la parola giusta, volontariato. A te come presidente del Prolaco sta proprio a cuore, indipendentemente che uno voglia fare l'alpino o con l'AIL o con le Prolaco, ma fare volontariato è una lezione di vita. Sì, beh, volontariato sicuramente è una lezione di vita, fa crescere, perché comunque io sono cresciuta con il volontariato, mi hanno insegnato i genitori cos'è il volontariato e lo sto vivendo adesso, e il volontariato fa bene, è una cosa che comunque fa bene alla crescita, fa bene al proprio essere, quindi io la vedo proprio come una filosofia di vita, quindi lo sento proprio mio come volontariato questa cosa. Quindi ragazzi, se non volete ascoltare me, ascoltate questa bellissima presidente, fate volontariato perché aiuta a crescere. Tu non hai mai visto. Stai qua fermo un attimo. E quindi invitiamo i telespettatori, quest'anno ormai non ci potranno essere, però per il prossimo anno a venire e a donare per questa associazione, per questo scopo. Sì, perché l'idea è di portare avanti negli anni questo evento e raccoglio sempre più soldi da dare in beneficenza all'AIL. Daniele, che dire? Andiamo a ballare? Sì, andiamo a ballare. Thank you.